c'è stato un modello di studio del professor Palumbo, diventerà anche un archivio, un elemento che andrà ad arricchire l'offerta e anche il collegamento verso le università. L'archivio Guerini, l'ultima parte del 700, è ricco di spunti per gli studiosi, per i giovani studenti universitari. Io volevo essere breve per recuperare un po' di tempo, dare la parola a Mario Congedo, prima di aver ringraziato tutti e a nome mio personale dell'amministrazione, ancora una volta per ringraziare il professore, con modo alla fine anche per dire qualcosa e vorrei anche in questo momento, perché io ogni volta che in questa sala parlo di Vast, della storia di Vast, di tutto quello che è accaduto nei decenni precedenti, non posso che ricordare la prima già di Arduccio. In questa sala avete modo di dirci delle cose bellissime con la commozione che lo contraddistingueva. Gianni era una persona che parlava con il cuore e il giorno proprio del conferimento ufficiale in questa sala ci disse delle cose bellissime che conserviamo tutti nel nostro cuore e soprattutto che conserviamo la parte più bella della persona, che era quella propensa sempre ad organizzare, sempre ad andare avanti e sempre a stimolare tutti a guardare la cultura, ma anche ad essere amici, a guardare anche a quelli che sono i rapporti tra le persone, i rapporti di amicizia. Quindi Gianni è stata una persona bella, perché un grande studioso, un grande divulgatore, un uomo meraviglioso dalle grandissime intuizioni, ma anche sapeva essere un grande amico, una grande persona. Grazie. Buonasera. Questo libro io l'ho cercato, l'ho voluto, e lui lo sa, Francesco, per il quale ci chiamano noi, che ci conosciamo da appena 40 anni. Io l'ho voluto perché ogni volta che vedevo questa costruzione stupenda, no? Insomma, certamente di qua bisogna fare. E lui, insomma, è impegnato con me, in un modo così radicale, no? Mi ha rimandato, però io insistevo, è vero? E mi diceva, ma sai adesso c'è? No, c'è da fare. Ed è uscito un libro molto bello, ma dovrei dirlo io perché non posso fare piaceria verso me stesso. Però posso assicurare che è costato un lavoro particolare, provocato dal fatto che ero quadrato. Mi sembra strano, è più piacevole. Ma noi avevamo fotografie che sono per la maggior parte del tono mai. E allora bisognava fare 17-24, oppure a 4, però non è mai grande, è molto alto, non consente. E questo perché se uno va in tipografia e chiede questo libro, lo fanno pagare due volte. Sa perché? Sapete perché? Perché quando si fa un sedicesimo, no? Invece del sedicesimo, per questo libro si deve fare un dodicesimo, perché è formato. E allora costa di più. E allora lo dico per questo, perché avrei fatto questo e altro. L'importante era raggiungere il risultato. E questo infatti è stato raggiunto. Io ringrazio tutti, però, come ha detto il sindaco, che io ho conosciuto, ho avuto tanto piacere di conoscere stasera stesso, e quindi ritengo che non sia il caso di trattenermi più oltre, se non per una cosa. Tenete presente che questo libro è entrato in un giro di 14 grandi motori di ricerca del mondo, perché è una cosa importantissima. Guardate che perfino Amazon, questo la quale noi abbiamo 1500 circa volumi lì. Amazon, uno fa un libro, te lo mando, e quelli glielo pubblicano. No? Per ora non lavorano, perché non possono lavorare un libro che poi si vende poco. Mi sono spiegato? Cioè, questo è il meccanismo. Per il resto c'è tutto un sistema normale di distribuzione, un sistema di ricerca, c'è tutta una serie di cose per le quali. Guardate che ci sono centinaia ormai di tipografie, però di tipografie che si atteggiano a case edifici. E questa è una cosa gravissima, perché poi non sanno sul piano fiscale come con la passerà a controllare la campagna di finanza per dare questa cosa. Perché non risultano nemmeno la Camera di Commercio, eppure ci sono oltre 50. 50, scusate, 100. E sono 100 perché li ho segnati, ma non hanno chiesto. Ed è una cosa molto, molto seria, non si dovrebbe fare. Per noi, io parlo non per me, non ho bisogno, perché ho una tale caterna di cose da fare, con l'esperienza di 50 anni di attività, io credo di sapere come si rende il libro. E, perché non è solo, non solo presentando, insomma, che succede qualcosa, ma tenere che noi presentiamo pochissime volte. Io.
io chiedo scusa ancora di questo ritardo, perché io lo so già, la persona molto più in grado di me, che sono in grado di spiegare e di chiarire che cos'è. Grazie. C'è un punto però, cioè quello di una idea forte e
innovativa della relazione tra attività accademica, ricerca, territorio e comunicazione del territorio. Detta così sembra una cosa semplice, non è affatto semplice, non è affatto semplice ed è un carattere particolarmente raro ed è un carattere che si ricollega a una tradizione di capacità narrative, di capacità esplicative, che è poco italiana. Io ricordo tantissimi anni fa quando Vito la Terza aveva il piacere di dire che la Casa la Terza era una casa di Bari, anche se ormai era a Roma, invitava i suoi autori a Bari. E allora il mio caporedattore mi mandava a intervistare questi personaggi. E tra questi ricordo con particolare affetto e particolare emozione un'intervista fatta al professor De Goff. Il professor De Goff venne a Bari e mi concesse questa lunga intervista. E siccome a un certo punto così cominciò a raccontarmi, eravamo nella villa di Vito la Terza, che forse lo conosce, la collina di Monopoli, un posto molto bello, cominciò a raccontare di come era nata la scuola delle Sannarl, cominciò a raccontare dei suoi maestri ed amici, cominciò a raccontare di Ferro, cominciò a raccontare di Bloch, cominciò a raccontare di Mal, e raccontava soprattutto il fatto che loro avessero, la loro finalità era quella di comunicare, di scrivere in una maniera che fosse accessibile a tutti e in qualche modo fondando in questo modo una tradizione a cui io credo, da profano, da giornalista, ho visto molto legato invece il lavoro del professor Dalia. E d'altra parte, laddove ce ne fosse la necessità di una conferma, questo libro, anche per l'immaginazione, ma per come è scritto il testo, per come sono immaginate le fotografie, le immagini, i disegni, tra le cose scelte con grande cura, e ha la finalità essenziale di rendere a portata di non dico di chiunque, ma a portata di un lettorato sicuramente più ampio di quello che è il lettorato dei paper accademici che sono scritti giustamente in un linguaggio scientifico, però con un carattere, cioè il muoversi sul crinale tra il massimo di scientificità e il massimo di divulgazione, che credo che sia un'operazione scrittuale non facile, non semplice. In America, per esempio, questa è una cosa che è affidata agli editor, no? E mentre invece credo che a queste latitudini sia invece una caratteristica di pochi docenti, di pochi intellettuali, di pochi riuscire a compiere questa operazione. Questa operazione che, tra le altre cose, è dotata, questa in particolare, ma in genere, di una straordinaria collezione di immagini. Una straordinaria collezione di immagini che oltretutto ci fa scoprire delle cose che a volte noi non immaginiamo, come che cosa c'era sotto il rettorato, o che cosa c'era sotto una piazza dove noi passiamo tutti i giorni nel centro di Lecce, e improvvisamente noi abbiamo la possibilità di vedere il disegno, tra le altre cose molto realistico, di su che cosa noi stiamo camminando. Questa non è una cosa frequente. Io credo che vada reso atto al professor Dalia di aver fatto questa operazione, che mi permetto di dire rara, non comune, abbastanza straordinaria. E questo io credo che sia fondamentale, perché io credo che le cose solo se vengono raccontate, lo dico perché sono giornalista, solo se vengono raccontate, vivono nella memoria delle persone. E credo che questo sia un contributo prezioso. Grazie. Non mi avete detto esattamente quello che dovevo fare stasera. Quindi devo fare una conferenza. Io sapevo che sarei stato interrogato di cambiare il ruolo. Però se volete faccio tutta la conferenza sul messaggio, no? Non sono affari vostri. Vediamo se c'è qualche domanda, professore. Sì.
felicissimo di essere qui a Paste, dove sono nate tante cose. È nato pure il professor Mastronuzzi qui come archeologo, perché qualche anno fa, pochi anni fa, lui si era appena sistemato, no? E fu portato agli scatti ceri, Valerio ti sei fidanzata dopo. No, loro si sono fidanzati in Turchia, eh? Si conoscevano già, però poi l'amore è nato in Turchia, agli Erapolis, dove tanti. Io ormai posso dire di avere maritato circa 40 coppie dei miei allievi, Sono veramente, questi sono i veri risultati di un'attività accademica pluriennale ormai. E alcuni sono pure risposati, però insomma ci sono stati molti incontri positivi, no? Abbiamo contribuito anche allo sviluppo in tutti i sensi. E quindi mi ricordo che sei arrivato qui da studente, e quindi è un segno del destino questo di lavorare poi e di fare tutto questo che sta nascendo, che si sta sviluppando. Ieri siamo stati a Giugianello, in un posto che sembrava veramente negato per l'archeologia, invece è un grande scrigno, non proprio territoriale. Abbiamo parlato dei luoghi, dei significati dei luoghi e di come dai luoghi possa scaturire la memoria, no? La memoria che non è una memoria soltanto tecnica, di mettersi a fare lo scavo, usare anche le tecnologie più avanzate. Abbiamo parlato del telerilevamento, dei GIS, dei sistemi informativi, ma è qualcosa che si costruisce insieme, che si costruisce all'interno delle comunità, partendo dalle conoscenze tecniche, sviluppando invece un lavorare insieme, un vivere insieme, un costruire insieme una convergenza di narrazione comune, no? E che è poi la memoria. È inutile fare riferimento a tutto quello che Walter Benjamin ha lavorato su questa memoria e l'ha collegata proprio all'archeologia, no? Ha fatto proprio un lavoro specifico proprio sull'archeologia e memoria, e quindi è questo su cui dobbiamo lavorare. Però la memoria come lavoro, come prodotto collettivo, passa anche attraverso la comunicazione reciproca, no? E è quello che ho cercato di fare. Veramente non lo volevo fare. Poi lui, Mario Congedo, mi telefonava minacciosamente, e mia moglie diceva: ma chi è che ti cerca? Così. E era Mario Congedo che diceva: ma è finito questo? E poi alla fine, ma ero convinto che aveva ragione, che bisognava farlo. E abbiamo così raccolto queste immagini, perché io sono partito dalla necessità di non disperdere tutte queste immagini, in cui avevo cercato di raccontare la storia dei Messapi, ma di tenerle insieme. Queste immagini sono, voglio dire, la cosa importante è la qualità anche, perché queste immagini sono fatte da una società di giovani disegnatori e illustratori fiorentini, si chiama Inklink, c'è Simone Boni e Rabatti, mi pare. Sono due ragazzi che hanno messo su questa attività e lavorano a stretto contatto con gli archeologi per tirar fuori l'immagine, ma non per inventare l'immagine, per estrarre l'immagine dalle conoscenze, trasformare le conoscenze tecniche in immagini. Ed è per questo che abbiamo lavorato insieme e abbiamo cercato di mettere sul tavolo le conoscenze scientifiche con la capacità di raccontare. Io poi mi sono misurato anche con il racconto scritto, speriamo di essere riuscito io ho sempre il terrore del linguaggio tecnico, ipertecnico, no? Quello che si vede per esempio molti musei, per esempio nel museo provinciale c'era di Lecce, che è il museo Castromediano, che adesso speriamo che sarà rinnovato, c'erano le,
le targhette sotto i vasi, una di queste era terrificante perché erano gli efebi, due efebi con la gonoteta di fronte ad un puterio. Cioè, io sfido chiunque a... io stesso avevo delle difficoltà a dire: ma che vuol dire, ma che vuoi dire? E bisogna cercare invece di tradurre il nostro linguaggio tecnico, che va benissimo nelle comunicazioni accademiche, ma bisogna tradurlo. Quindi io ho cercato di tradurlo attraverso le immagini. In queste, per esempio, questa immagine che cosa racconta? Racconta la storia di un capolavoro dell'arte greca, arcaica, trovate che sappia, lo Zeus famoso di Ugento, no? Che è uno dei gioielli del Museo di Taranto, sta a Taranto, ma fu trovato a Ugento. Però c'è il capitello, però i visitatori del Museo di Taranto non sanno come era fruito questa statua, questo capolavoro, e non sanno, per esempio, che non era all'interno di un tempio, ma è all'interno di recinti puntuali, e che quale doveva essere il rapporto tra le figure umane, tra gli uomini e questo oggetto, questa statua di culto. E attraverso questa immagine siamo riusciti a sintetizzare tutti questi elementi, a raccontare. Se vedete in alto queste strisce rosse, sono le bende sacre che corrispondono alla consacrazione di un oggetto. E questo disegno permette di eliminare tutto un racconto, tutta una serie di spiegazioni, perché sul capitello che si trova a Taranto, il capitello che era la base della statua, ci sono dei fori, e questi fori non si riusciva a capire a che cosa servivano per dei perni di legno a cui erano appese le ghirlande di consacrazione dell'oggetto, perché questa statua di Zeus di Ugento era una statua di grandissimo culto, aveva una funzione straordinaria. E così abbiamo cercato di raccontare, e di anche in questa immagine, per esempio, c'è molto di vaste, perché molte tavole sono dedicate a vaste, ma anche in questa immagine, che rappresenta Ugento, il recinto dello Zeus, abbiamo rappresentato anche la quercia vallonea dietro, perché lo Zeus di Ugento ha delle connessioni con il mondo epirotico, dell'Epiro, da cui vengono anche queste specie botaniche. Però tutto il luogo delle offerte votive, con i cippi, con le stele, l'abbiamo preso da vaste, perché questo è praticamente questo luogo di culto che abbiamo scavato, e a vaste, e gli oggetti sono gli stessi che sono presentati nel... Quindi abbiamo fatto un po' una contaminazione, ma che serviva a spiegare che cosa volevamo raccontare. E insomma, siamo andati avanti così, e leggendo il libro e leggendo anche le storie, perché per esempio ci sono anche dei racconti, delle storie che abbiamo, però tutto questo racconto è basato su una documentazione scientifica. Ad esempio questa è San Vito dei Normanni, dove la professoressa Severaro ha scavato un insediamento messapico dell'età arcaica, e ha scavato questo altare di tipo molto particolare, perché è un altare di pietre su cui sono le forme più arcaiche degli altari, perché poi in età più recente gli altari diventano delle strutture molto complesse, però la forma più antica di altare è questo, che è un cumulo di pietre. Questo possiamo dire che questo è un altare omerico, perché nelle rappresentazioni più antiche dei miti omerici, per esempio il sacrificio di Polissena, è sempre... Polissena è figlia di Priamo, insomma è uno dei personaggi dell'Iliade, che
viene poi sacrificata, e il sacrificio avviene sempre su questi più antichi altari di pietre. Quindi anche qui questo ambiente, che è l'ambiente di un piccolo insediamento messapico, sede di un clan messapico che dominava la zona di San Vito dei Romani, ha questi elementi. E di tutto questo c'è il racconto che io spero che poi possiate leggere e possiate... una cosa all'inizio, vorrei prendere le due prime immagini, perché è una cosa di cui sono anche molto orgoglioso, adesso non vorrei vantarmi, però è l'immagine della copertina, no? E che cosa rappresenta? Questa rappresenta il mito e la storia in una zona che è quella della costa che corrisponde a Vaste, no? E il mito è il mito di Enea. Voi sapete che abbiamo potuto identificare il luogo della crono di Enea grazie alla scoperta a Castro del santuario di Atena, dell'Atenaio, no? E qui c'è Virgilio, e infatti uno dei primi testi che ho riprodotto con una traduzione molto bella è proprio il testo di Virgilio dell'Eneide, che parla dell'arrivo di Enea. E con il Flick avevamo cercato di rappresentare la storia, cioè l'archeologia, con le mura di messapiche del IV secolo di Vaste, di Castro, che sono state scavate, che erano così, e con il mito, che ovviamente Enea non è mai esistito, però è il momento in cui Enea arriva sulla costa salentina, i compagni di Enea salutano l'Italia. E c'è il personaggio, questo vecchio che versa il vino nel mare, e il padre di Enea Anchise. E con il Clint, con Simone, abbiamo costruito questa immagine con la nave di Enea. E poi dopo qualche tempo mi hanno segnalato, e io ho visto che c'era un ciclo dell'Eneide a Bologna, a Palazzo Fava a Bologna, dove i fratelli Carracci avevano rappresentato una serie di storie dell'Eneide, e una di questi pannelli fa riferimento proprio ai versi del libro terzo dell'Eneide, che corrispondono al momento in cui i troiani arrivano sulla costa dell'Italia. E infatti sotto è riprodotto il verso Italiam, Italiam, primus conclamat Acates. È proprio il verso dell'arrivo di Enea sulla costa dell'Italia. E i Carracci evidentemente sono stati ispirati, hanno parlato con gli umanisti bolognesi del 500 e hanno creato questa immagine con i troiani sulla nave Anchise, vedete che fa anche lui la libagione, e sulla lontano la Humilis Italia, perché Virgilio definisce il Salento Humilis Italia, non perché erano umili, okay, ma perché era la bassa costa dell'Italia. Questo ve l'aveva spiegato varie volte anche Pagliara, Mimmo Pagliara, che anche lui ha dato tanto insieme a Gianni Carluccio, questi personaggi mitici anche loro ormai del Salento. E insomma, questo mi ha dato un grande orgoglio, perché i Carracci del 500 hanno letto l'Eneide, hanno voluto rappresentarla, e hanno fatto un'operazione simile a quella che abbiamo fatto noi con i ragazzi di Firenze, ottenendo queste due immagini, quella dei Carracci, che è la grande cultura figurativa del 500, e invece noi con la cultura della illustrazione. Perché il titolo che ho voluto dare a questo libro è Messaria Illustrata, e volutamente ho voluto richiamare le riviste dell'Ottocento, no? Italia Illustrata, c'erano delle riviste, i settimanali dell'Ottocento, l'illustrazione italiana, insomma, mi sono ricordato di queste cose, quindi ho voluto dare questo titolo volutamente antichizzante, volutamente diciamo non
Però dentro, per ottenere queste immagini, dietro queste immagini, queste illustrazioni, c'è la ricerca scientifica più avanzata, perché noi questi scavi li abbiamo fatti all'interno di una prospettiva multidisciplinare, utilizzando tutte le tecniche possibili, e di questo si intravede qualcosa nelle illustrazioni, ma soprattutto nelle immagini dell'anfiteatro di Ruglie. L'anfiteatro di Ruglie che è stato ricostruito con le tecniche virtuali, questo è verso la fine, lo possiamo vedere. E a proposito, come? Sì, sì. Tu mi fai rifiatare? Sì, così approfitto, la facciamo rifiatare. Sì. Propongo anche un tema ulteriore di discussione. Allora, il professore lo ha detto, lo avevo accennato precedentemente, tutte le immagini sono ricostruite sulla base dei dati di scavo. Quello che è difficile forse comunicare, e per carità non è necessario nel volume, ma in questa sede sì, è l'aspetto legato proprio al modo in cui si arriva alla costruzione dell'immagine. È un processo interessante, non così interessante da illustrarlo a sua volta, però è interessante descriverlo, cioè come si passa dalla pianta di scavo al bozzetto, ai colori e quanto poi bisogna aggiungere un po' di fantasia, che non è molto, ma c'è quella piccola componente che riguarda appunto i colori, per esempio i colori dei vestiti. Io sinceramente le prime volte che si procedeva alla realizzazione di queste immagini, quando gli amici di Firenze magari chiamavano me prima di chiamare il professore, dicevano no, io non so che fare di questa cosa, chiediamo al professore come colorare, di che colore fare i vestiti, di che colore fare i motivi, perché la nostra immagine dell'antichità è nella migliore delle ipotesi un'immagine a due colori, cioè quella dei vasi figurati e poco di più. Qualche cosa ci aiutano le immagini delle tombe antiche, la tomba di Ugo per esempio, però c'era questa componente di fantasia su cui bisognava intervenire ovviamente con una conoscenza anche approfondita dell'antichità quale il professore. Se le volevo proporre questo elemento insomma di discussione, non so se il dottor Gorgoni vuole proporre, così poi ripassiamo. È più o meno la stessa domanda, perché effettivamente a vederli così sembrano dei disegni molto semplici, no? In realtà no, c'è un lavoro molto, molto complesso da quello che sto apprendendo. Ecco, mi chiedo invece se è possibile, se lei ha pensato a un possibile avviare di tutto questo attraverso le ricostruzioni digitali, perché credo che queste siano, magari possono essere addirittura tridimensionali, penso ad alcune ricostruzioni che sono state fatte lo vediamo male, che consentono una funzione ancora più articolata, addirittura alcune sono mobili, o c'è il rischio di una falsificazione? Sì, questo delle ricostruzioni digitali, io proprio l'altro giorno ho scritto la presentazione di un libro che sta uscendo nella serie di Hierapolis, che si chiama Virtual Hierapolis, e questo libro è fatto da Massimo Limoncelli, non so se viene stasera, ed è un nostro allievo che a Hierapolis ha creato un laboratorio di archeologia digitale, di restauro digitale. Io l'ho incoraggiato in tutti i modi, questo ragazzo che all'inizio sembrava con la testa nelle nuvole, poi viaggiava, se ne andava, torna, spariva, non un ragazzo banale, ma una persona molto... E ho capito che lui aveva delle capacità. L'ho coinvolto anche nell'IBAM, nel laboratorio del CNR, e lui si è appreso da Cappellone alcuni trucchi del mestiere, possiamo dire. Insomma, adesso è diventato
uno dei archeologi digitali più accorsati che ci siano. Si è formato da noi a Lecce, e da Lecce sono, dalla nostra scuola di archeologia sono partiti, adesso non perché ci siete voi qui presenti, c'è Ida, ma sono partiti un sacco di persone valide. E Max Limoncelli proprio l'altro giorno ha vinto un posto di ricercatore all'Università di Palermo e mi ha dato il testo di questo Digital Mirapolis, una Virtual Mirapolis, e ha scritto già due manuali sul restauro digitale e sull'archeologia virtuale, uno in inglese e uno in italiano. Quindi noi dietro queste ricostruzioni ci sono le ricostruzioni virtuali 3D, virtuali 3D che hanno, per esempio questa, no? Questo è un disegno che può apparire il più tradizionale possibile, è l'ipogeo Palmieri, che si trova proprio in via Palmieri nel Palazzo Ugarino, che fu trovato nel Settecento. Probabilmente da questo ipogeo Palmieri è partito il famoso fregio di Lecce che si trova al Museo di Budapest e che è stato trovato probabilmente in questo contesto. Però insomma nell'ipogeo Palmieri ci sono dei disegni, delle piante, ma la ricostruzione delle tre dimensioni l'abbiamo fatta prima attraverso la tecnica digitale e poi siamo passati al disegno, quindi dietro c'è la tecnologia, anche se io ho voluto volontariamente, e per segnalare che insomma c'è dietro la tecnologia, per esempio l'anfiteatro di Udine, quello è puramente virtuale, no? È una ricostruzione puramente virtuale. Quindi c'è questo rapporto tra le tecnologie, però anche dietro. E i ragazzi di Firenze, loro hanno fatto una delle opere più importanti. Se voi andate a Roma, ai fori imperiali, vedete che ci sono tutta una serie di pannelli con le descrizioni del foro di Traiano, il foro di Augusto, eccetera, e con le ricostruzioni dei vari, e sono loro che li hanno fatti. Però questi disegni che possono apparire partono dalle ricostruzioni virtuali tridimensionali. Quindi questo è l'ipogeo Palmieri, vedete qui, nel Settecento fu trasformato nella cantina del palazzo, e io racconto in un capitolo, racconto pure come veniva utilizzato. Naturalmente ci ho aggiunto un po' di fantasia, però se l'alternativa era dare le misure dello scavo che hanno fatto nel banco di Pietralicese per ottenere più spazio per mettere più salami, olio, vino e tutto quello che serviva al... E quindi è in questa direzione. Per quello che riguarda i colori e i costumi, ecco, buona idea, i colori e i costumi. Per i costumi dei Messapi noi abbiamo una fonte molto importante, e qui ci sono alcuni, che sono i vasi apuli a figure rosse, in cui sono rappresentati i costumi dei guerrieri, per esempio. E abbiamo questi perizomi, questi con decorazioni geometriche, però con Katia, giusto per parlare di questo, è il diorama, che è la cosa che amo moltissimo, il diorama che sta nel museo di Vaste, no? Anche qui ci sono, con un'altra tecnica, che rappresenta, è ricostruito un ambiente delle mura di Vaste prima. Però con Katia abbiamo utilizzato sia le ricostruzioni virtuali 3D, sia i rilievi laser scanner, proprio per la ricostruzione dell'ipogeo delle Cariatidi, che è un altro ipogeo messapico trovato a Vaste, che è stato diviso a metà tra il Museo di Taranto e il Museo di Lecce. Adesso a Lecce non si può manco più vedere perché è tutto in ristrutturazione, però noi qui a Vaste abbiamo la ricostruzione dell'ipogeo delle Cariatidi
che abbiamo riprodotto prima con la tecnica dell'asset di riproduzione rilievo laser scanner e poi realizzato con la ricostruzione che abbiamo fatto insieme a Katia Bandino, in cui abbiamo riposizionato i fregi nella maniera esatta, non in quella che, con cui viene presentata abitualmente. Insomma, tutto questo è un lavoro mio. E anche le donne messapiche, per i costumi delle donne messapiche, le fonti sono essenzialmente i vasi a figure rosse e poi il famoso fregio dipinto, il fregio dipinto della tomba di Ufo, dove ci sono queste donne che danzano e che hanno dei costumi molto diversi dai costumi greci e hanno delle vesti con colori sgargianti. Quindi è chiaro che c'era questa, le decorazioni erano decorazioni come dei vasi geometriche, i colori erano colori sgargianti. Insomma, questa è un'immagine molto bella, questa, molto piena di significato e molto piena di ricerca archeologica sul terreno, perché queste sono le fortificazioni di Castro, però sono le fortificazioni di Castro durante il periodo spagnolo, quando hanno, e noi abbiamo trovato le mura messapiche che erano state, sono queste sulla sinistra, in cui abbiamo potuto ricostruire il cantiere delle mura, in cui hanno utilizzato le mura per prendere i blocchi da tagliare e utilizzare delle mura spagnole nel momento in cui Castro era proprio l'avanguardia contro i turchi, sul confine dei turchi, insomma. E questa immagine riassume tutto il discorso della sovrapposizione delle due fortificazioni, quella messapica e quella di età spagnola. Qui ci sono i vari personaggi che sovrintendono a questi lavori. Però nelle mura messapiche abbiamo trovato queste tracce, le sole tracce della rilavorazione del muro. Ecco, faccio un altro intervento. Forse proprio questa immagine offre anche lo spunto per una riflessione sul fatto che diversi strumenti sono a disposizione degli archeologi per verificare le ipotesi di partenza e per cioè l'interpretazione insomma dei dati di scavo. Mi riferisco alle ricostruzioni 3D, come è stato detto prima, e ai plastici. Però anche questo, in fondo, è stato un modo per sottoporre a verifica l'ipotesi che la mura spagnola di Castro sono state costruite partendo da quelle messapiche, utilizzandole come fonte di approvvigionamento di materiale da costruzione e trasformandole anche come rampa per raggiungere più facilmente i livelli superiori. Per cui, insomma, difficilmente quello che si fa in archeologia è fine a se stesso, perlomeno come l'archeologia si è andata evolvendo negli ultimi 30 anni, in particolare, poi è chiaro ci saranno sempre un po' gli studi degli oggetti belli, degli oggetti decontestualizzati, cioè un po' capita insomma di fissarsi sulla cosa semplicemente perché è bella, semplicemente perché è una testimonianza del passato. Però ripeto, questa è un'occasione molto importante per la verifica, sottoporre verifica l'ipotesi di partenza basata sulla lettura contestuale dei dati archeologici. Bene, penso che possiamo anche concludere, no? Concludiamo in che modo? Beh, qui c'è un ragazzo che si chiama Alessandro e che mi ha detto che lui è molto interessato all'archeologia, no? E io quando ho scritto questa cosa, forse mi sono illuso, ma ho pensato a loro essenzialmente, ho scritto con una speranza, cioè con la speranza che questo libro, che non è tecnico assolutamente, con l'aiuto delle immagini, questo è il tesoretto di Castro, siamo i meglio, il tesoretto, questo l'abbiamo trovato nel corso degli scavi. E poi c'è anche il gioco, no? Il gioco delle tessere illusorie che abbiamo anche raccontato. E leggete questa parte del gioco delle tessere che è molto divertente.
perché si capisce che cosa doveva succedere in questa taverna romana dove giocavano in questo modo. Estraeva le tessere illusorie, illusorie perché erano delle tessere da gioco, e c'era un valore, su un lato era un numero e sull'altro un appellativo. In genere i numeri bassi corrispondevano a un appellativo molto molto negativo, e anche delle parolacce latine innominabili che non si trovano manco nel vocabolario, per esempio sculturo, che non li traduco per decenza, per pubblica decenza, non si trova nel vocabolario, devi andare a cercare nei lessici della antichità latina, della prima latinità. E così chi estraeva, noi abbiamo voluto rappresentare questo momento in cui chi estraeva una lettera, un numero molto basso, si beccava anche le offese dei suoi compagni. Infatti uno di questi sta ridendo, vedete, e altri l'altro in alto sta incavolatissimo. Ci sono, si arriva sino a, le ho pubblicate tutte queste tessere, e si arriva da 1 a 60, no? Mi pare 60 al massimo. Vedete, sono queste. Vedete, e la cosa interessante è che sono al vocativo, non sono al nominativo. Vocativo significa ebrioso, ebriose, ebrioso. Sai cosa significa, Alessandro? Ebrioso. Che significa? Ubriacone. Ubriacone, ebro, ebrioso. Però non è il nominale, al vocativo, cioè significa ubriacone, sei proprio un ubriacone. E quello che estraeva questa lettera si arrabbiava come un pazzo, e poi periure, che significa spergiuro, sei uno che non mantiene la fede, e poi cinque ficosus, è brutto, non ve lo traduco, ci stanno i bambini, e patice è ancora peggio, insomma, invertito, paticus colui che subisce. 8 è scultum, poi tube, trigo, intrigante, fur, che cos'è fur? No, fur, ladro, fur è il ladro, furto, la parola furto deriva da una parola latina, e poi amato, che potrebbe sembrare, queste le abbiamo trovate a Vaste, sono un piccolo tesoro di Vaste. E amator, che cosa sembra una cosa positiva, ma non è positiva, perché amator sembrerebbe amatore, colui che ama, no, invece è donaiolo, per non dire un'altra parola. E 15 ancora stiamo male, avidus, però è meno peggio di scultum, di paticus. Poi 17, ma cominciamo ad andare bene, ed è bonus. Poi quello è 18, purus, che significa purus, Alessandro? Purus, puro, che ha solo pensieri puri. Poi 19, serius, cioè una persona seria, perché per bene. Poi 25, cos'è? Possiamo giocare a tombola adesso? No, bene, va tutto bene. È molto positivo, benest, è bene, cioè va bene, come si dice a posto, come dicono gli altri, a posto. E 30 è feliz, lo dice la parola stessa. E cosa poteva essere il massimo, come nel gioco delle carte? Res, re di bastoni, re di cuori, re di denari. Cioè questo gioco e tutti questi, queste tessere, vedete, hanno un foro che serviva a estrarre. Quindi chi estraeva una di queste, e poi c'era tutto un gioco che non abbiamo capito fino a ciò. Però questo è interessante per capire, e bisogna dire che a Vaste c'è il nucleo di tessere illusorie più alto di tutto il mondo romano, perché l'altro è stato trovato, l'altro nucleo, l'altro gioco è stato trovato a Perugia. Però sono solo 15. A Pompei ne hanno trovate 3 o 4, per dire,
però era il grande gioco romano questo delle tessere, che proprio e doveva dare origine, tanto è vero che io l'ho scritto, questo non lo potremo mai dimostrare, però l'ho scritto nel capitolo sul gioco, perché l'abbiamo trovato sul fondo di una cisterna, proprio nel fondo che insomma il fondo Sant'Antonio, sul fondo di una cisterna, tanto è vero che lì probabilmente era una strada che portava, quindi c'era una taverna, qualcosa dove si riunivano a fare questo gioco, e io ho proposto l'idea che l'oste si deve essere talmente infuriato per queste risse continue che ha preso queste tessere e le ha buttate nella cisterna. Di fatto stanno sul fondo della cisterna, sono state buttate proprio via, era proprio esasperato. Comunque è una storia divertente che serve a far vedere, diciamo, che gli antichi esistevano davvero, questi oggetti non sono solo le storie che gli scrittori antichi ci raccontano, ma è la vita quotidiana, la vita di ogni giorno, che l'archeologia è capace di fare riemergere, far parlare. E noi, appunto, il nostro compito è proprio questo, di far parlare l'archeologia, di far parlare gli oggetti, di far parlare il senso dei luoghi di cui abbiamo parlato all'inizio. E questo per concludere con Alessandro, quando io ho scritto questo libro pensavo ai ragazzi e pensavo che la mia speranza è che questo libro possa essere utilizzato nelle scuole per, diciamo, per costruire un'altra dimensione anche del a fare appassionare i ragazzi, farli appassionare, farli capire che non c'è solo il telefonino, ma anche ci sono altre possibilità. Naturalmente bisogna poi mettere insieme tutto e vedere se si può utilizzare anche questi strumenti. Beh, io direi che se non ci sono altre domande, vi ringrazio per la vostra attenzione. Ulteriormente l'archeologia e la storia.
Sì, grazie al professor Castruzzi per questo ulteriore stimolo. Programmiamo quanto prima, per settembre, ottobre. Speriamo presto. Io ringrazio di Giovanni Mastroluzzi, Fede Gorgoni, Mario Congeto e il professor Italia. Professore, grazie veramente perché nel libro c'è vasto, c'è tantissimo, c'è molto di vasto, quindi noi siamo orgogliosi, perché insomma noi abbiamo sentito tante volte il racconto sulle teste, sul tesoro, però ogni volta è una nuova volta, nel senso che è sempre emozionante, perché poi il professore quando si mette a raccontare, racconta anche i particolari, delle scoperte, insomma, è sempre un piacere ascoltarlo. Allora, professore, piccolo segno per questa sera. Lo leggo, quindi in città di Poggiato, il professor Francesco D'Andria, per la sua inesauribile attività di ricerca archeologica, che ha profondamente cambiato la storia di Vasta e del Salento. Grazie. Il sindaco e l'amministrazione. Grazie. Grazie. E voglio veramente fare tanti auguri di andare avanti, di fare sempre nuove cose. Adesso Giovanni parlava della carta archeologica di Vasta, è uno strumento importante perché sarà, diciamo, molto tecnico, però è uno strumento scientifico che servirà a portare avanti questo discorso di tutela, di valorizzazione, di questo patrimonio del Salento, che è veramente un patrimonio straordinario. Voi siete depositari di tanta ricchezza culturale, questa ricchezza culturale deve fare in modo di far crescere le nostre comunità, che sono cresciute dal momento in cui sono iniziato questi lavori, sono cresciute. Bisogna ancora dare impulso, e io proprio vi auguro con tutto il cuore di andare avanti e di fare cose sempre più belle. Grazie.